Buon pomeriggio a tutti, telefonini spenti per cortesia, silenzio, Calicchia, Roma TV. Salve mister, la Roma diciamo che è ripartita con il Frosinone, il derby può essere da un punto di vista mentale la svolta della stagione per la Roma? È lunga sta stagione, però credo che sia una partita importantissima per noi per dare anche continuità di risultati. E poi, come sapete voi benissimo, il derby è una partita a sé e noi dobbiamo affrontarla veramente con il desiderio di vincerla e di portare a casa 3 punti per ridare anche entusiasmo a questo ambiente. Paesano, Roma Radio. Mister, abbiamo parlato, buon pomeriggio intanto, abbiamo parlato dell'aspetto mentale, parliamo di quello tattico, può essere una svolta quello che abbiamo visto contro il Frosinone in vista anche del derby? Può essere sempre un punto di partenza, perché c'è ancora tanto da lavorare, da migliorare determinati meccanismi, però mi permette di poter lavorare su due sistemi di gioco. E questo già lo sapevo anche in partenza, ma l'avevo detto anche in passato. È ovvio che molto dipende poi dall'atteggiamento che si ha in campo, che fa sempre la differenza al di là dei numeri. Mangiante, Sky. L'atteggiamento faceva la differenza, però ecco, il sistema è quello appunto che abbiamo visto con il Frosinone, ma soprattutto se Manolassa ha recuperato, volevo sapere se giocherà domani. Che il sistema sia quello non lo so, perché io vantaggi agli altri non ne voglio dare, e poi vivo sempre col desiderio di poter mandare in campo quelli che ritengo più opportuni in questa gara. Manolassa è da valutare oggi, quelle che saranno un po' le sue condizioni, un po' generali, perché ha avuto anche un po' qualche problemino dei fastidi generali. Oggi lo valuterò, tra oggi e domattina decideremo il suo impiego, però attualmente è un giocatore in dubbio. Se dovesse giocare De Rossi sarebbe la quarta partita ogni 3 giorni. È un rischio calcolato, è un sacrificio che viene chiesto? Non è un sacrificio, perché De Rossi vorrebbe giocare tutte le partite come tutti quanti gli altri. Io, se voi oggi vi fermate e chiedete a tutti i giocatori che hanno fatto 4-5 partite consecutive se mai volessero giocare quella successiva, ti direbbero sempre di sì, anche se stanno piegati. Però in questo caso De Rossi è un giocatore che ha delle caratteristiche differenti da altri, che può essere un Gengiz, un Under, che è uno scattista, uno che ha molto dispendio energetico neuromuscolare, che è differente da un giocatore che è un passista, che ha più continuità di corsa come De Rossi, che gli permette di stare più in partita. Più la stanchezza può essere più che fisica, mentale in questi casi, nel preparare una partita dietro l'altra. Ma De Rossi domani sarà il capitano di questa squadra. Matera, Sport Italia. Salve mister, lei dopo la vittoria con il Frosinone ha detto che quello poteva essere un nuovo inizio del campionato della Roma. Ecco, in virtù del risultato, quindi della vittoria, la Roma si trova a 10 punti dalla vetta. Nella sua testa c'è ancora una Roma competitiva per lo scudetto? Attualmente non siamo competitivi per lo scudetto, l'abbiamo dimostrato, però nel calcio bisogna sempre guardare avanti cercando di migliorarsi giorno dopo giorno. Credo che pensare a questo in questo momento è difficilissimo. Io credo più nella crescita della squadra cercando di recuperare posizioni su posizioni. Parlare di scudetto, in questi anni a Roma se ne sono vinti pochini, per quello ci sono sempre tanti motivi. Il fatto di essere un po' dietro, questa è la cosa che mi rammarica più di tutti, ma siamo qui apposta per cercare di recuperare. E questo recupero passa attraverso anche questa partita molto delicata e importante. Majid, Bein Sport. Buongiorno mister. Questo derby viene un momento un po' delicato per la Roma. Quanto è importante questa partita per il futuro di Francesco? Io per il futuro della Roma. Per il futuro della Roma è molto importante. E credo che io rappresento la Roma, non rappresento me stesso. E cerco di fare del mio meglio per portare avanti, l'ho detto già l'altra volta, questa maglia a cui tengo tantissimo e me la tengo stretta. E cercherò di fare di tutto perché la squadra, non Eusebio Di Francesco, possa portare avanti un determinato cammino e un determinato cammino di crescita importante. Sharaw è sempre una carta vincente per Di Francesco. Quanto vale Sharaw in questa partita? E Sharaw? Sharaw. Sharaw è un giocatore in grande crescita, credo che si stia assumendo maggiori responsabilità anche nel suo modo di giocare. Quello che è sempre un po' mancato a Stefano è la continuità nello stare in partita. E mi piace la sua predisposizione in questo momento, nelle due fasi deve continuare, non deve smettere mai
perché nel calcio, come in tutte le partite, bisogna dimostrare giorno dopo giorno di essere dei giocatori importanti, e per lui, siccome è un giocatore importante, lo deve dimostrare partita dopo partita. Pastore, il romanista. Buongiorno. Dopo l'ultima partita gli attaccanti hanno reso merito al lavoro di De Rossi e Nzonzi. Con tre punte e un trequartista, sono i due elementi imprescindibili oppure ha qualche altro centrocampista in grado di coprire con la stessa efficacia? Beh, ci sono altri centrocampisti che possono fare questo ruolo e che l'hanno fatto anche in passato, anche in altre situazioni come Cristante e come Pellegrini. Hanno le caratteristiche per poterlo fare. È normale che in questo campionato, in questa competizione, giocando 4-2-3-1, per forza di cose, anche loro alternerò in questo ruolo, questo è sicuro. Maida, Corriere dello Sport. Eccomi, buongiorno. In questo clima di contestazione da stadio, i tifosi se la sono un po' presa con tutti, mentre hanno risparmiato lei, Di Francesco, da questa protesta. Questa situazione, si è data una spiegazione, ritiene che sia un motivo d'orgoglio, e se in qualche modo si sente di dare un messaggio ai tifosi in vista del prosieguo della stagione? Grazie. Ma io credo che i tifosi e la gente ce l'abbiamo con tutti, compreso con l'allenatore, perché io faccio parte di questo gruppo, non mi tengo fuori assolutamente da questo. Non mi è sembrato che non mi abbia detto niente, però in generale, se parliamo della curva, ho ricevuto tantissimi attestati anche di stima, di sostegno. Parlo della curva, tanti attestati di sostegno e di stima. E questo mi fa piacere, però a me quello che interessa è che vengano applauditi più i ragazzi che il mister, perché sta a significare che sono loro che poi diventeranno protagonisti e saranno quelli che alla fine ci fanno vincere le partite. Per quello che chiedo ai tifosi, ma non ho dubbi, perché anche se all'inizio non erano scontenti, hanno sempre sostenuto la squadra, anche a Bologna, fino all'85esimo, sono stati proprio attaccati. Ma questo è il romanista, questo è il romanismo. Io credo che lo dimostrerà anche domani, ci sarà un grande attaccamento alla squadra. Poi sta a noi, e l'ho detto già in passato, trascinare questa gente con le nostre prestazioni, ma principalmente col nostro modo di fare, col nostro atteggiamento, col desiderio di fare la partita, di combattere pallone palla su palla. Questa è la differenza, e noi in alcune partite siamo mancati e non ce lo possiamo permettere. Zucchelli, la Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Lei prima ha detto che i giocatori vorrebbero giocare sempre, e parlava poi anche di Cristante e Pellegrini. In questo momento può aiutarli magari a essere un po' lontani dalle luci dei riflettori, insomma, a sentire meno la pressione e a ritrovarsi? Grazie. Beh, tante volte è un concetto che è validissimo, ma per i giovani in particolar modo, ma anche per qualcuno che magari ha trovato delle difficoltà, non è riuscito a esprimere al meglio quelle che sono le proprie potenzialità. Gli ambienti, i contesti spesso fanno la differenza, e alcuni giocatori, come può essere anche Brian, si devono anche adattare a questo ambiente, questo calcio, che io non so quello che fanno al di fuori del campo i ragazzi, ma già se stanno dalla mattina alla sera sui social, o li carica o li butta giù definitivamente, perché meno pressione si riesce a dare a loro è più importante poi, e più riusciranno ad avere un rendimento diverso. Per quello Roma è una piazza particolare in questo, bisogna avere qualcosina in più, e anche la crescita gli permette poi di affrontare al meglio le partite. Valdiserri, il Corriere della Sera. Buongiorno. Mi pare che sul gol del 4-0 contro un avversario non eccezionale come il Frosinone, però il movimento che fa Kolarov da centrocampista centrale è uno dei pochi che ho visto in questo inizio di campionato alla Di Francesco, un inserimento profondo, poi la squadra fa anche una bella azione, però Kolarov, abituato magari a farlo sulla fascia, lo rifà a centrocampo e voi andate in gol con una bella azione. La coppia Zonzi-De Rossi, che sicuramente garantisce molta copertura, però è in grado di fare anche questo tipo di giocate, o in questo momento la ricerca dell'equilibrio vi costringe a perdere in dinamismo? Ma guarda, dinamismo ce n'è, magari ci sono meno inserimenti con questi due giocatori per caratteristiche. Anche se io chiedo loro, in base alle situazioni di gioco, come si sviluppa un'azione, di accompagnare questa giocata. E Kolarov l'ha fatto molto bene, anche perché è uno a cui gli piace giocare la palla anche in elemento, a volte lo metto in quel ruolo. Può essere anche in questo caso, visto che l'ha aggiunto, un'alternativa in mezzo al campo, perché ha capacità tecniche e sa fare un po' tutti i ruoli, perché è un giocatore tecnico.
però l'abbiamo fatto anche in altre occasioni questi inserimenti, non però cercando il gol, come è stato Brian Cristante quando ha fatto gol contro il Chievo, che è entrato da dietro con inserimento, magari non su una palla esterna, o in altre occasioni abbiamo sbagliato dei gol più facili, o lo stesso Pastore, che si è inserito bene 3-4 volte dentro l'area per andare a chiudere l'azione, ha fatto un gran gol di tacco, un'altra l'ha sbagliata. Per quello è ovvio che per quando si gioca specialmente con squadre che attaccano, più si riempie l'area e meglio è. Però lo chiederò anche a De Rossi e Zonzi se dovessero giocare insieme, o l'uno o l'altro di accompagnare ogni tanto l'azione. Austini, il tempo. Buongiorno, lei sembra aver trovato in questo momento un assetto con Pastore e tre attaccanti. Come si concilia questo con l'altro problema che ha, che lei ha sottolineato più volte, cioè noi difendiamo male quest'anno, commettiamo troppi errori, devo dare delle certezze. Come si trova questo equilibrio? Perché comunque Pastore più tre attaccanti è in assoluto, in partite come un derby, cioè non contro il Frosinone, che sono comunque diverse, tra virgolette, se mi concede il termine, un rischio. Guarda, al di là che io sto facendo tante valutazioni anche per questa partita, perché il fatto che diamo per scontato che io giochi in questo modo non lo è. Anche per le tante partite che ci sono, per quello magari domani ci sarà qualche sorpresa, questo non ve lo dico oggi in conferenza, sono valutazioni che io faccio, però a volte ci si difende bene anche attaccando, per quello ci sono pro e contro in ogni cosa che uno può fare. Quello che poi determina tutto alla fine nelle scelte che si fanno è anche il risultato, però ti assicuro che l'equilibrio, il fatto di mettere due giocatori dentro il campo è fondamentale, perché questo ti permette di prendere più ripartenze esterne che dentro il campo, il che significa, dentro significa attacchi immediati alla porta, esterni un tempo in più di andarla a difendere, e questa è un po' la differenza che ci può aiutare avendo due giocatori di struttura, perlomeno bravi a fare la fase difensiva insieme, giocando con i due mediani con queste caratteristiche. Un po' questa è la scelta, e sono fondamentali loro per l'equilibrio di questa squadra, ed è quello che sto ricercando in questo momento. Lo Russo, RDS. Buon pomeriggio Di Francesco. Vorrei parlarsi un pochino della Lazio. Secondo lei in questo momento cos'è che ha in più, visto che comunque l'avvio è stato, insomma, decisamente migliore rispetto al suo? L'avvio, e quali... no, quello successivo. Se voi per avvio intendete le prime due partite, sì, no. Sì, vabbè, insomma, fino adesso, diciamo, ha dimostrato qualcosina in più. Se può fare un'analisi di questa squadra e vedere, insomma, anche reparto per reparto dove che sta meglio. Hanno fatto sia acquisti giocatori di esperienza già pronti in generale, da Badeli a Correa, a tutti quelli che hanno messo dentro in questo momento, ad Acerbi, che io conosco benissimo, che è un giocatore di altissimo rendimento, penso che abbia fatto non so quante partite consecutive, gli devo fare i complimenti perché è un ragazzo anche eccezionale. Per quello ha fatto pochi acquisti di esperienza, e in più ha dato continuità a una squadra che l'anno scorso già aveva fatto bene con un determinato tipo di sistema di gioco, e questo spesso può essere un vantaggio per una squadra. Stanno dimostrando in questo momento di avere grande continuità di risultati, però sappiamo benissimo che noi dobbiamo guardare in questo momento, io devo guardare sì la Lazio, ma molto a noi stessi e la nostra crescita. Trinca, Teleradio Stereo. Salve mister, Edin Dzeko è riuscito ad essere incisivo solamente alla prima giornata di campionato, poi l'abbiamo visto un po' lontano dagli schemi della squadra. Ecco, cosa è mancato di Edin Dzeko a questa Roma e cosa si aspetta da Edin Dzeko qualora dovesse scendere in campo domani, anche in virtù di quello che ha visto in settimana? Ma ha avuto anche delle occasioni importanti per poter far gol, magari non c'è riuscito, ma quello che mi interessa di Edin è la grande partecipazione che deve avere alla nostra manovra, che la disponibilità nei confronti dei propri compagni. Sono convinto che domani, siccome partirà titolare, la ritroverà e cercherà di dare il suo grande contributo anche nei grandi match, come ha sempre fatto, alla propria squadra. Quello che mi interessa non è tanto il suo rendimento personale, ma nel contesto di squadra, che è quello che l'anno scorso spesso ci ha fatto un po' la differenza, quando si diceva e si scriveva che ci ha preso sulle spalle, no? Ed è, lui ha le caratteristiche e le potenzialità per poterlo fare, ma tutto parte anche dal discorso di sacrificarsi in certi momenti della gara, magari pensando un po' meno al gol che poi arriva e pensare un pochino più alla squadra. Facciamo l'ultima, De Angelis, Rete Sport. Buon pomeriggio Di Francesco. Nell'ultima partita Santon ha offerto un'ottima prestazione e è sembrato molto affidabile.
In generale, se dovesse continuare così, sarebbe anche ipotizzabile uno spostamento di Alessandro Florenzi a centrocampo? Centrocampo intendi alto o basso? Mezzo. A centrocampo, anche nel centrocampo a tre come mezzala, come giocava originariamente con Zeman. Ma secondo me Ale fa molto meglio l'esterno basso e l'esterno alto che la mezzala, perché ci vogliono altre caratteristiche anche tattiche per leggere certe situazioni, e spesso ci sono dei giocatori più bravi ad avere come riferimento la linea laterale. Io ritengo che lui sia uno di questi giocatori qua con caratteristiche. Sì, Alessandro è un giocatore che in alternativa può fare anche l'esterno alto più che la mezzala, dal mio punto di vista, avendo in questo momento Santon e Karsdorp che deve ancora crescere e migliorare tanti aspetti, ma che si sta allenando in questo momento con un piglio differente e deve continuare, e con Santon che ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, però anche sai che i giudizi poi cambiano partita dopo partita, parlare di affidabilità per 90 minuti è sbagliato, però so che giocatore ho a disposizione, questo è molto importante, l'ha dimostrato anche l'altro giorno con il Frosinone. Grazie.